questo paese, non so negli altri paesi, ma non abbiamo dei sistemi di rilevazione delle fruizioni dei contenuti, quali essi siano, non lo abbiamo. Sulla base di accorgimenti, come posso dire, di sistemazione, non è tutto falso ovviamente, sennò sarebbe persino semplice decostruire, no, questo meccanismo. Non è che siano dati completamente falsi, è che sono non veri. Credo che in questo paese ci siano delle colpe molto più gravi di quelle di Auditel, che sono quelle della politica in parte, ma di una cultura totalmente assente in Italia, che è quello delle autorità regolatorie, del mercato e, nella fattispecie, del mercato della comunicazione. È possibile che Internet, che è l'unico mezzo che cresca comunque meno di quello che dovrebbe, perché il consumo di televisione è, diciamo così, gonfiato, comunque è più alto perché il criterio che si utilizza nel misurarlo è eccessivamente largo? Sono convinto che il futuro vedrà un nuovo sistema di rilevazione e un'Auditel sicuramente messa con tutti gli onori che deve avere, perché ha avuto la sua funzione nella storia della comunicazione, però in soffitta o sugli scaffali, piena di medaglie, ma come un reduce che non combatte più. Quando arriva la televisione a metà degli anni 50 in Italia, con una crescita esponenziale poi del numero di famiglie che avessero un televisore, però se si andava in un negozio, la farina era in un sacco, il detersivo era in un sacco, non aveva un nome. L'arrivo delle marche è stato spinto anche ed è diventato, diciamo, preponderante con l'arrivo della televisione e all'interno della televisione di Carosello. I primi Caroselli spiegavano alle italiane come usare la lavatrice e che c'era la lavatrice. Funziona sempre. Con lo sviluppo e l'arrivo delle televisioni private, la pubblicità è diventata ancora più essenziale. Nel frattempo non c'era più solo Carosello alla Rai, erano nati Tic Tac, Arcobaleno e altre rubriche. L'arrivo della televisione privata fa esplodere la pubblicità televisiva, tanto che i giornali sono molto preoccupati. Auditel nasce nell'85, i primi dati escono il 7 dicembre del 1986. Da allora, con 625 famiglie nel campione, quindi molto poche rispetto alle 5.600 di adesso, nasce per esigenze forti da parte degli investitori pubblicitari, dell'UPA e soprattutto dell'UPA, cioè delle aziende, dell'associazione delle aziende che investono in pubblicità. Ricordiamo che sono gli anni in cui sono arrivate le televisioni private, sono arrivate le televisioni locali, quindi c'è stata una rivoluzione, un cambiamento completo dell'offerta televisiva e conseguentemente delle abitudini di consumo. Avveniva che tutti gli editori praticamente avessero delle loro indagini, la Rai, i privati, eccetera, che sommando gli ascolti di tutti questi editori si arrivava a una popolazione da 100 milioni di abitanti, quando invece erano 50 milioni. Quindi c'era qualcosa che non funzionava, qualcuno non è che imbrogliasse, ma usava criteri che non erano proprio quelli i più corretti possibili. A questo punto l'UPA, ma lo stesso Ministero della Comunicazione attraverso il sottosegretario Boggi, mi ricordo, ci diedero molto da fare perché si arrivasse ad una rilevazione degli ascolti condivisa da parte di tutti gli operatori. Questo fece nascere Auditel. Chiariamo innanzitutto che quella norma che si trova nella legge 249 del 1997 fu già una mediazione. Forse questo è un tratto che non è notissimo se non proprio a quelli che se ne occuparono. Cosa accadde? Che nella prima stesura si suppose di mettere in concorrenza la rilevazione degli indici di ascolto. Partivamo dall'idea che fosse sbagliato
profondamente errato, ingiusto, scorretto, che gli stessi soggetti da vigilare fossero i gestori dell'organismo che doveva sorvegliarli su un incidente d'ascolto. Noi pensavamo a un affidamento attraverso gara. Lupa, Fininvest, che non era ancora diventata Mediaset, orchestrarono una campagna, devo dire vergognosa, con un volantinaggio davanti a Montecitorio intitolato Auditel di Stato. Noi non vogliamo l'auditel di Stato. In sostanza, Giulio Malgara, Felice Lioi, presidente, direttore, il secondo magari un po' più dialogico, ma insomma avevano immaginato che lì si celasse uno degli ostacoli fondamentali per l'accaparramento di pubblicità senza regole, purtroppo la regola, per usare adesso una cacofonia, italiana. Insomma, la 249 fu una rivoluzione copernicana, cioè spostava le autorità indipendenti, molta parte dei poteri prima presenti nel governo. Ebbene, pensavamo che l'autorità potesse ragionevolmente curare anche questo delicato aspetto. Dieci anni fa sono stato presidente di Assomedia, quindi ho fatto parte e ho nominato, sono anche dei tecnici, nei vari comitati dell'Auditel, dell'Audiopress, dell'Audiradio, e ho contestato poi, credo nel 2002, con un'intervista che ha fatto un po' scalpore, perché mi sono tirato addosso le critiche del Lupa, di Mediaset, della RAI, dicendo che l'Audi era un bluff. Stato in prima pagina con tutto il titolo, Audi bluff. Io contestavo dopo, allora 2002, quindi quasi 20 anni, 15-20 anni, dalla partenza, la permanenza di una società mista che, se all'inizio aveva un senso, troviamo un accordo tra mezzi, utenti e professionisti del settore per rilevare un ascolto su cui viene determinato il prezzo, dopo vari anni questa società mista era diventata un inciucio che copriva, secondo me, e l'ho denunciato più volte, con pochissima trasparenza, zero trasparenza, una serie di distorsioni e di inadeguatezze che rendevano l'Auditel già allora un sistema vecchio, un sistema che non rappresentava l'evoluzione che la società stava avendo. Oggi leggo un'intervista di Pancini che dice: stiamo pensando di inserire gli stranieri. Siamo nel 2012, era già inadeguato nel 2002, sono passati 10 anni, stanno ancora pensando di fare delle trasformazioni. Per cui la non trasparenza rendeva sì che questo sistema, che è una convenzione, poteva andare bene per determinare dei prezzi, e quindi ho dei trend tra un programma e l'altro, o indicativamente faccio delle valutazioni, è diventato un sistema assoluto, dominante, che già allora scricchiolava e oggi è assolutamente obsoleto. Auditel era un soggetto privato in un regime di monopolio e quindi svolgeva un effetto, svolge un effetto regolatore sia per il sistema televisivo ma in realtà per l'intero sistema della comunicazione, di regolatore dei flussi delle risorse pubblicitarie, e lo svolgeva non in modo trasparente. Da qui un ricorso che abbiamo fatto alla Corte d'Appello di Milano, competente in maniera materia antitrust, e da qui la richiesta di inibire la pubblicazione dei dati riguardanti le piccole emittenti, riguardanti il satellite, quindi compreso anche Sky, che la Corte ha, nella procedura d'urgenza, ha accettato, trovando fondate le nostre motivazioni. Dopodiché c'è stata la causa ordinaria, che è durata circa 3 anni. E nella causa ordinaria chiaramente si sono uniti ai nostri interessi, non sempre in maniera convergente, in alcuni casi in maniera divergente, anche gli interessi di altri soggetti.
diciamo che in questo percorso, dovendo mantenere da un lato dei buoni rapporti con Sky, dall'altro lato sostenere le nostre ragioni, è finito che molto probabilmente abbiamo premiato il mantenimento dei buoni rapporti con Sky. E quindi il tribunale alla fine della storia ha deciso che c'era una distorsione, il tribunale è intervenuto tempestivamente, ha chiesto all'Agecom di verificare che gli adeguamenti e le modifiche messe in atto da Auditel su richiesta del tribunale stesso fossero state messe in atto. Auditel ha dichiarato di averle fatte, Agecom ha certificato che sono state fatte e quindi alla fine il tribunale ha detto sì, Sitcom ha ragione, aveva ragione, però noi siamo stati bravi, siamo intervenuti, Auditel si è adeguata, l'Agecom dice che si è adeguata e quindi è finito tutto in tralucci e vino, punto. L'Auditel in verità si è rivelato un negoziato dei principali attori e protagonisti del sistema. C'è come, tra virgolette, un accorgimento poi percentuale, per cui è bene che Canale 5, Rai 1 abbiano un certo range e non vadano sotto, così come è fondamentale che non vada sopra qualche rete. Ci abbiamo l'auditor che è molto parziale, che piuttosto datato, che è diretto da soggetti privati che fanno parte del gioco in cui si sta giocando, quindi è come se il portiere di una squadra a un certo punto facesse pure il segnaline, un po' strano. Auditel nasce per, come dire, soddisfare le esigenze di mercato degli utenti di pubblicità, e cioè delle aziende che pagano un costo per contatto, ogni persona che guarda un programma ha un valore. Questa persona ha un valore, devo sapere quante persone per poter avere, come dire, un listino corretto e da parte dell'azienda riconoscere la correttezza di quel listino perché è la società che rileva quell'ascolto è condivisa anche dall'associazione delle aziende. La concessionaria la condivide perché fa il listino in base ai dati Auditel, l'azienda la condivide perché dice questo listino è corretto perché è basato sui dati Auditel e tutto è armonico. Diciamo, è stato tutto win-to-win, cioè tutti vincitori, insomma. Ma adesso il consiglio di amministrazione di Auditel, che è quello che decide tutto, è composto da 19 membri, 10 sono Rai o Mediaset, quindi due soli editori sulle ormai decine che ci sono in Italia hanno la maggioranza nel consiglio di amministrazione che per statuto decide a maggioranza. Questo ovviamente ha suscitato delle proteste o comunque delle richieste ed è anche un'indagine conoscitiva da parte dell'autorità per la concorrenza ed il mercato che ha rilevato questa incongruenza. Non può essere che una società dalla quale dipendono poi milioni di euro che vanno a una televisione o un'altra, alla televisione piuttosto che alla stampa, al mercato televisivo pubblicitario piuttosto che a internet, sia controllata da soli due operatori. Io non credo che Auditel sia l'unico male o l'unico colpevole di questa situazione. Penso che Auditel faccia gli interessi della sua azienda. È un'azienda privata, perché nella sostanza è un'azienda privata perché risponde a dei soggetti privati e fa i suoi più o meno legittimi interessi, più o meno correttamente o sul filo del rasoio della correttezza. Della correttezza. Auditel è una parte di un sistema, ma la parte peggiore del sistema è quella parte di Stato che non fa
il suo ruolo di equo garante di tutti i soggetti e in particolare dei soggetti deboli. In Italia c'è un antitrust che non sa che cosa significhi la parola antitrust. In Italia c'è un'autorità delle comunicazioni che non sa che cosa significhi essere un'autorità delle comunicazioni, nel senso che sono delle botteghe separate di botteghe private. E così nel tempo si sono comportate o, anche se non l'hanno fatto, hanno dimostrato di comportarsi. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata abbastanza deficiente, nel senso di mancante ovviamente, nel senso che non è intervenuta, mentre per legge lei ha il compito di intervenire, teoricamente avrebbe persino il compito o potrebbe istituire lei stessa una società di rilevazione e controllarla, cosa probabilmente da non augurarsi, però ha il compito di controllare le società esistenti. È un po' venuta a mancare la stessa sentenza dell'autorità per la concorrenza, per la correttezza della concorrenza del mercato, è un po' un atto d'accusa verso l'Agcom, perché si è dovuto occupare un'autorità che non è direttamente coinvolta nel controllo delle rilevazioni televisive di un argomento che invece è di competenza appunto dell'Agcom, cioè dell'autorità per la garanzia della concorrenza nel mercato televisivo, quindi della televisione. Il 14 dicembre l'antitrust è uscita con una sentenza, finalmente, ma anche probabilmente con molti anni di ritardo, probabilmente perché Berlusconi non era più al governo e quindi sono saltati alcuni veti e alcune omertà, che ha detto quello che tutta la categoria di professionisti che studiano questo fenomeno da anni, di cui ho sempre fatto parte, hanno criticato l'audit. L'audit, per come è strutturato e per i dati che ha dato, ha rallentato sicuramente l'evoluzione del mercato italiano, proteggendo i grandi network, Rai e Mediaset, penalizzando, e lo sappiamo, è stato detto anche dalla sentenza, penalizzando i canali minori, le televisioni satellitari, ma soprattutto sottraendo risorse, visto che sui dati out si stabiliscono gli investimenti pubblicitari, sottraendo risorse al mercato nuovo, al mercato digitale, che oggi, pur essendo uno dei mercati più evoluti al mondo, pensiamo alla telefonia, la diffusione della telefonia in Italia è una tra le più evolute al mondo, oggi come investimenti pubblicitari siamo tra i più arretrati al mondo. Le questioni sollevate dall'autorità per le garanzie nella concorrenza del mercato hanno un primo impatto sulla totale popolazione, perché quello che aveva fatto audit dalla sua origine, quindi dal dicembre dell'86 fino a questa sentenza, era quello di considerare all'interno della popolazione televisiva la popolazione italiana, quindi di considerare gli italiani come fossero tutti possessori di un televisore in casa. Questo cosa significa? Che ponderando, parametrando gli spettatori del campione Auditel a un totale più alto, l'audience viene automaticamente più alta di quello che potrebbe essere in realtà, perché la si compara, quindi la si parametra ai 57 milioni di italiani e non ai 56, 55 e mezzo possessori di televisore. Quello che ha detto Audio in tutti questi anni, in cui naturalmente questo era trasparente, cioè se una persona che non ha a casa il televisore va a casa di amici e guarda la televisione insieme a loro, automaticamente io devo tener conto anche dei non possessori di televisore perché considero gli ospiti. Questa è stata trovata un po' una scusa, diciamo così, un po' farraginosa da parte dell'autorità, che ha sanzionato Auditel per questo. La seconda questione è nata da un ricorso di Sky, tutte e tre in realtà partono, diciamo, da un ricorso Sky a cui si sono aggregate delle altre associazioni, tra cui quella dell'IPTV, cioè dell'Internet Protocol Television. Cosa si dice? Sky ha un suo canale che si chiama Babel TV. Quando è nato questo canale si è resa conto che gli immigrati non sono considerati dentro il panel Auditel. Tutto questo perché la difficoltà di Auditel, anche lì probabilmente non si tratta di un volere escludere gli immigrati, ma di trovare la soluzione più semplice, più conveniente al momento, che era quella delle liste elettorali. Gli immigrati ovviamente non sono nelle liste elettorali se non sono diventati nel frattempo cittadini italiani.
Quindi il ricorso alle liste elettorali per la formazione del campione auditor, che è, ricordiamo, di 5.600 famiglie circa, quindi escludeva gli immigrati, non cittadini italiani, ma viventi in Italia, guardanti la televisione italiana e consumanti i prodotti che trovavano nei negozi e nei supermercati. In questo caso però l'autorità non ha dato torto ad Auditel. Auditel ha incaricato comunque l'Ipsos, ha incaricato gli altri istituti. L'Ipsos è l'istituto che fa l'indagine di base per conto di Auditel, quindi che poi, quella che poi stabilisce quale tipo di famiglia può entrare nel campione Auditel a rappresentare chi. Quindi tutte queste valutazioni sono state fatte, ma una delle cose che l'autorità invece attribuisce ad Auditel come negativa, come ostacolo, è la lentezza con cui Auditel ha fatto le cose che gli venivano richieste, che poteva fare anche più velocemente e senza troppe storie, insomma, senza troppe dilazioni, ha invece dilazionato, ha sempre fatto tutto molto lentamente, e questo l'autorità l'ha condannata, cioè dice, non puoi agire sempre così lentamente. La terza, diciamo, contestazione sollevata nei confronti di Auditel è esaminata dall'autorità anche con delle audizioni molto lunghe, con un processo che si è sviluppato nel corso di un biennio, riguarda la lentezza e la difficoltà con cui Auditel ha considerato i canali del digitale terrestre. Cosa faceva Auditel? Auditel non forniva i dati dei singoli canali e soprattutto non scorporava i dati dei singoli canali a seconda della piattaforma nelle quali si vedevano. C'è anche da dire che quel sistema di rilevazione era immaginato per un sistema mediatico semplice, organizzato per grandi filiere verticali, con dei broadcasting molto identificati, analogici, da coltivare e da fruire seduti in poltrona. Oggi, di fronte ai nativi digitali che vivono e convivono con la rete e guardano anche la trasmissione dialogando su Twitter o su Facebook o su altri social network con i propri amici, amiche e amici, dialogando sulla trasmissione, entrandoci quindi dentro con un altro spirito, non guardandola nell'ora prestabilita, ma immaginandola come un repertorio della propria dieta mediatica di tutte le ore possibili, quel sistema di rilevazione non ha più alcun senso. Io non so se il sistema riuscirà a cambiare tanto facilmente e in tempi rapidi. Sicuramente questo grande inciucio fatto da controllori che controllano se stesso con la complicità di chi dà i soldi e dei centri media, che ha fatto nascere sia la sentenza dell'auto, ma un sistema di corruzione diffuso, di over commission, di diritti di negoziazioni fuori controllo, è un sistema che va a morire nel mondo digitale, nell'epoca digitale che è in arrivo, dove ci sono modelli economici, modelli organizzativi diversi, nuovi, trasparenti. Anche la sentenza in realtà avrebbe permesso agli operatori di dire: con questa sentenza rompiamo la società, non l'ha fatto, quindi io non mi aspetto che ci siano dei fatti scatenanti che possono mettere in discussione un'audio che, essendo obsoleta, ha da morire per conto suo. In un'azienda come la nostra, dal punto di vista televisivo, oggi come oggi il più o meno il 60% delle risorse arrivano dalla distribuzione a pagamento e il 40% delle risorse arrivano dalla pubblicità. Auditel, direttamente o indirettamente, incide su entrambi i fronti e per paradosso incide di più nella distribuzione a pagamento che nei ricavi da risorse pubblicitarie. Quindi, avendo dei target, noi, così come credo tutti gli altri fornitori di contenuti della piattaforma, se noi non rispettiamo quei target abbiamo delle penalizzazioni che arrivano al 15-20% in meno delle risorse. Quindi, tra avere dei dati ottimi, dei dati buoni e dei dati negativi, la variabile può essere anche importante, si può andare anche attorno al 30-40% di risorse in più o in meno in valore assoluto.
E questo è un elemento non trascurabile, considerando il fatto che non stiamo parlando di fare milioni di ascolti, stiamo parlando di fare alcune centinaia di ascolti in più o in meno giornalmente. Noi viviamo di nanoshare, quindi di porzioni. Queste porzioni sono soggette a delle grandi fibrillazioni. Basta sostanzialmente che una famiglia all'interno del campione Auditel cambi abitudine d'ascolto, oppure per un motivo qualsiasi sia cancellata da Auditel, e cancellando una famiglia, Auditel può cancellare un editore. Oggi come investimenti pubblicitari siamo tra i più arretrati al mondo, proprio nel mezzo, nei nuovi mezzi. Quindi la grande responsabilità dell'Auditel, confermata da questa sentenza, è quello di aver sottratto investimenti difendendo delle posizioni dominanti dei grandi network a tutta l'evoluzione, a tutta l'innovazione che il mercato può dare. Quanto può valere? Ma intanto diciamo che sono almeno 2 o 3 anni di svantaggio competitivo che ci ha fatto perdere. Quanto possono valere 2 o 3 anni? Se oggi pensiamo che il mondo digitale ha un circa un 4-5% di investimenti pubblicitari, oggi potremmo avere un 15%. Quindi stabiliamo che potrebbe essere a spanne, secondo me, anche se i numeri è brutto darli in questo momento perché sono veramente delle buttate, ma la metto come provocazione, quasi 1 miliardo di euro perso. Poi c'è un post scriptum di una qualche rilevanza generale, anzi di molta rilevanza, che è bene spiegare a chi magari non ha avuto l'avventura, anche perché ha la fortuna di essere giovane, di vivere tutti quei passaggi. Se si guardano i nomi, sono sempre gli stessi. Lì da anni, anni e anni e anni, custodi di un tabernacolo laicamente inteso, anzi molto pagano, un tabernacolo di interessi che nessuno vuole davvero aprire, perché dietro queste polemiche sta il fatto che non si è mai voluto che qualcuno mettesse davvero il naso dentro questa roba. Perché dovrebbe essere Auditel a dire quanti stanno guardando la partita dell'Italia sull'apps della Rai, piuttosto che utilizzando Sky Go o altri sistemi? Quindi quello che occorre, quello che è il compito dell'autorità o comunque dell'istituzione, è quella di fare sì che questo, che esista un data fusion, come lo chiamo, cioè che sia possibile inserire tutti questi dati in un unico sistema di rilevazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che i target devono essere gli stessi, che la popolazione deve essere la stessa, che il campionamento deve rispettare le regole del campionamento migliore possibile, statisticamente più accettabile rispetto ai costi. Questo data fusion è il vero modo con cui, secondo me, si può arrivare ad avere una misurazione del consumo di televisione, e non solo di televisione, a quel punto nel nostro paese. Credo che una delle cose su cui bisogna mettere mano, siccome la pubblicità per internet sarà il motore di pagamento di tutti gli sviluppi, che è ora di mettere mano in modo serio alla rilevazione della pubblicità. Possiamo dire che in futuro la misurazione dei mezzi non avrà senso, perché conteranno i database come elemento di valutazione, quindi il tipo di conoscenza dei comportamenti dei singoli individui più che di che cosa fanno i mezzi, è come coinvolgono le persone e come si comportano le persone. Quello è il futuro, diciamo, su cui ruoteranno anche gli investimenti pubblicitari. È il comportamento individuale che interesserà, e quindi singoli dati di ascolto, di lettura, delle singole reti diventano davvero delle convenzioni giusto per fare i prezzi, ma in una giungla in cui siamo, con una recessione in cui siamo, anche i prezzi con scale sconti inesistenti non tengono più, quindi a che cosa serve l'Auditel? Francamente non lo so.